Alpi francesi, 9 marzo 2002. Dopo 3 anni di lavori di ricostruzione, il tunnel del Monte Bianco riapre le sue porte. Sensori, rivelatori e ripari pressurizzati. I suoi 11 km e 600 metri possono contare su un impianto di sicurezza high-tech per accogliere più di 5.000 utenti al giorno. Il tunnel è stato rinnovato interamente per tentare di cancellare una tragedia terribile. Il 24 marzo 1999 è stato il teatro di una delle più grandi catastrofi autostradali della storia. Continuavo a ripetermi, questo incendio è solo un brutto sogno, non è possibile. In tutto il mondo non era mai accaduto che un incendio in un tunnel mietesse più di 7 vittime. E invece qui ce ne sono state 39. Perché i soccorsi non sono potuti intervenire? Quando il calore supera i 1000 gradi, non è possibile neanche raggiungere i rifugi di sicurezza. Come ha potuto un camion incendiatosi per una ragione insignificante creare una fornace simile? Il camion era carico di margarina, che ha un potere calorifico davvero considerevole. È impossibile estinguere il fuoco scatenato da un camion così. Quali irregolarità hanno intensificato la catastrofe? A un certo punto la gente non vedeva più niente e non sapeva come poter cercare aiuto. Quindi andavamo alla cieca ed eravamo muti e sordi. Grazie a delle animazioni 3D inedite, rivivremo secondo per secondo questo tragico scenario. I fumi diventano talmente caldi da irradiare anch'essi calore. È impossibile rimanere vivi lì sotto. Incontreremo coloro che hanno vissuto questa catastrofe da vicino. Non ho potuto fare nulla, era una palla di fuoco. Eravamo sdraiati a terra, con le teste sotto le giacche. Ma anche i più grandi specialisti in materia, ingegneri, esperti e vigili del fuoco. Il primo pericolo è l'asfissia. I fumi sono tossici, soprattutto a causa del monossido di carbonio. E comprenderemo come il tunnel del Monte Bianco abbia potuto trasformarsi in un braciere fuori controllo. Tutti coloro che entravano nel tunnel non sapevano che i dadi erano truccati. Siamo negli anni 50, nella valle di Chamonix. All'epoca raggiungere l'Italia dalla Francia era un vero incubo. L'unica opzione è una strada di montagna tanto sinuosa quanto pericolosa. Occorrono molte ore per percorrere i 12 chilometri che separano le due frontiere. All'epoca bisognava superare i valichi del Gran San Bernardo e del Piccolo San Bernardo con delle grosse limitazioni, perché d'inverno il valico era chiuso a causa della neve. Il 30 maggio 1959 i ministri francesi e italiani dei lavori pubblici lanciano un progetto faraonico, i lavori di perforazione del tunnel autostradale del Monte Bianco. Con i suoi 11 km e 600 metri sarà il tunnel più lungo al mondo, ma la sua struttura fuori dalla norma renderà il traforo particolarmente pericoloso in caso di incidente. Realizzare questo traforo che collegava la Francia all'Italia era una scommessa folle. 11 chilometri e 6 che passavano sotto la montagna più alta d'Europa. Scavato a 2 chilometri sottoterra nel granito, sarà anche il più profondo del mondo. Durante quest'opera titanica, la sfida degli ingegneri e dei geometri sarà fare in modo che i due gruppi di scavo, quello situato dal lato italiano e quello situato dal lato francese, si raggiungano a metà strada sotto la montagna. Come era possibile stabilire la direzione giusta venendo dalla Francia e la direzione giusta venendo dall'Italia, con la sicurezza di ottenere due tunnel che si congiungessero al centro della montagna? All'epoca, nel 1960, non esistevano sistemi GPS e satelliti che permettessero di effettuare misurazioni precise delle posizioni. Quindi gli alpinisti sono saliti sul Monte Bianco e a poco hanno preso le misure che avrebbero permesso di unire un tunnel all'altro. Una volta che la posizione del tunnel è stata definita con precisione dai geometri, bisogna passare ai lavori di scavo. Ma si pone un primo problema.
Il nocciolo di granito situato sotto il Monte Bianco è troppo spesso e resistente. È dunque impossibile utilizzare una talpa meccanica del tipo esistente all'epoca. Quindi, per perforare il milione di metri cubi di roccia che separa i due paesi, gli ingegneri ricorrono a un jumbo, un ponteggio mobile fornito di 15 perforatrici ad aria compressa. La macchina fuori dal comune pesa 75 tonnellate ed è alta 3 piani. Somigliava a una talpa meccanica, ma molto più semplicemente. Nel punto in cui si perforava, veniva messa della dinamite per far esplodere la roccia. Una tecnica che risulta più delicata. Jean Martinetti, giovane di Chamonix, all'epoca studiava ingegneria civile ed era presente al cantiere. Caricavamo i fori, arretravamo il jumbo di una cinquantina di metri e facevamo esplodere la dinamite. Quella era la parte più delicata, perché bisognava rafforzare immediatamente le pareti di roccia messe a nudo con una bullonatura mediante degli ancoraggi per combattere il fenomeno della decompressione. Trovandosi in presenza di un vuoto, si decomprimeva. Per 3 anni, circa 700 operai francesi e italiani si danno il cambio sul sito, assemblando 770.000 bulloni, 6.900 punte, 300 tonnellate di ferro e 60.000 tonnellate di cemento necessari per costruire e sostenere la volta. Ogni giorno gli operai avanzano tra gli 8 e i 12 metri. L'avanzamento dei lavori è stato notevole. Non si può dire che la tecnica moderna sia migliorata da allora. Oggi non riusciamo a perforare e a far esplodere una roccia di questo tipo più velocemente di quanto non si facesse all'epoca. In questo gigantesco cantiere nel Monte Bianco, gli operai lavorano in condizioni estremamente difficili. Bisogna essere pronti in ogni momento e lavorare ogni volta 2 giorni consecutivi. Erano più o meno le condizioni di lavoro dei nostri antenati o dei minatori del nord. A 2000 metri sotto la roccia, gli incidenti sono molto frequenti. Bisogna dire che non si vedeva molto chiaramente. C'erano dei proiettori, ma emanavano calore, c'erano vapori, si scivolava, cadeva acqua, bisognava fare attenzione. In totale 23 uomini perdono la vita sul cantiere in seguito a frane e diversi incidenti. Nessuno ancora lo sa, ma sfortunatamente non saranno le uniche vittime del tunnel del Monte Bianco. Al momento il tunnel non è ancora finito. Nella primavera del 1962 i due gruppi non sono che a una decina di metri l'uno dall'altro. Alla fine, il 14 agosto dello stesso anno, dopo 3 anni di lavori, gli operai riescono con successo nell'impresa di far coincidere i due tunnel con una precisione incredibile. Hanno impiegato 3 anni per scavare quel tunnel. Nel 1962 si sono incontrati con soli 13 centimetri di scarto tra la galleria francese e quella italiana. Una cosa straordinaria per l'epoca. Possiamo affermare che fosse un fatto miracoloso. È stupefacente che siano riusciti a prendere misure tanto precise da non fare errori. L'impresa è tale che il 16 luglio 1965 i capi di Stato dell'epoca, il generale Charles de Gaulle per la Francia e Giuseppe Saragat per l'Italia, inaugurano in pompa magna il tunnel stradale più lungo del mondo. Voilà vaincu les éternels obstacles que sont l'altitude et les neiges. La vocazione primaria era un legame tra il popolo francese e quello italiano. Bisogna immaginare che si trattava del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e che c'era una volontà politica molto forte di credere in questo legame. Collegando Chamonix in Alta Savoia a Courmayeur in Valle d'Aosta permette agli utenti di attraversare la frontiera in tempo record e soprattutto di non dipendere più dal periodo della chiusura invernale di 6 mesi dei valichi alpini. Oggi per attraversare il Monte Bianco a 60 km orari ci vogliono 12 minuti.
Fin dalla sua apertura, il tunnel del Monte Bianco vede una grande affluenza. Ogni giorno quasi 500 automobilisti lo usano per attraversare la frontiera. E gli ingorghi all'ingresso del tunnel aumentano gradualmente il rischio di incidenti. Per non parlare del fatto che molto rapidamente quest'opera, inizialmente concepita per facilitare la vita dei turisti, è accessibile anche alle imprese di trasporto stradale e rappresenta un vero risparmio di tempo e di denaro per le consegne transalpine. Era una vera rivoluzione e un nuovo importante asse economico tra la Francia e l'Italia, ma non solo, legava l'Europa del Nord a quella del Sud. Nel giro di pochi anni, il traffico dei camion per trasporto merci rappresenta da solo il 40% delle traversate. A poco la circolazione si è intensificata. I camion sono diventati autocarri di grandi dimensioni. Prendendo gli anni tra il 65 e il 70 e poi quelli tra il 90 e il 95, il numero dei camion si è moltiplicato 7 volte. Durante gli anni 90 sono quasi 800.000 i camion che attraversano il tunnel ogni anno. Questo grande traffico inizia a rendere l'aria sempre meno respirabile e soprattutto aumenta il pericolo a dismisura. Al momento della sua costruzione nessuno poteva prevedere le conseguenze di questo grande successo sulla sicurezza del tunnel. Non c'erano norme di sicurezza. O perlomeno nessuno pensava che un giorno ci sarebbe stato un traffico del genere. Era conforme alle norme di sicurezza dell'epoca, ma il traffico è cambiato. È il tunnel più stretto delle Alpi, 7 metri di carreggiata. A forza di aggiungere camion su camion, ricordo che quando lo attraversavo pensavo solo a uscire da lì, perché era davvero pericoloso. Norme di sicurezza quasi inesistenti, dispositivi testati troppo di rado e un tunnel stretto. Diversi elementi che spiegherebbero la catastrofe che sta per avvenire. Nessuno può conoscerla meglio di Gilbert de Grave. All'epoca era un camionista. Per effettuare le sue consegne, l'autista belga attraversa il tunnel più volte al mese, una traversata che ogni volta sembra una prova di forza. Il tunnel del Monte Bianco era un po' speciale. C'era da fare quella grande salita. Bisognava conoscerlo. Non si poteva mandare lì dentro un principiante su un mezzo pesante. Era sempre pieno di automobili e camion. Ogni volta bisognava fare molta attenzione. Per questa ragione noi lo chiamavamo il tubo o il budello della morte. Il budello della morte, un nome che fa venire i brividi. I camionisti, sempre alle prese con una forma di competitività, non rispettano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità. Anche la grande affluenza ha delle ripercussioni sull'aria all'interno del tunnel. Quando il traffico è aumentato, attraversando il tunnel si poteva notare chiaramente che l'aria non era molto pulita. Ma in un ambiente chiuso, la qualità dell'aria non è solo una questione primaria, è vitale. Per poter respirare adeguatamente, bisogna avvalersi di un buon sistema d'aerazione. Ci vuole una buona ventilazione per far sì che all'interno di questi 11 km e 6 ci sia un'aria respirabile che non contenga sostanze inquinanti. Gli ingegneri del tunnel devono quindi affrontare un altro problema. Come possono garantire un buon ricircolo d'aria a 2000 metri sottoterra? Quello del Monte Bianco è l'unico tunnel che non possiede un sistema di aerazione che emerga sulle montagne. Gli unici ingressi dell'aria sono all'entrata e all'uscita. Ecco il sistema di gestione dell'aria studiato dagli ingegneri. Si tratta di un sistema di ventilazione detto semitrasversale. L'aria pura viene immessa dalle bocchette di aerazione distribuite lungo la carreggiata. L'aria viziata, invece, viene espulsa all'esterno attraverso delle bocche di aspirazione distribuite sulla volta del tunnel. Il traforo dispone anche di un sistema di emergenza pronto ad azionarsi in caso di allarme. L'incidente più temuto all'interno di un tunnel è l'incendio, perché i fumi non possono disperdersi come farebbero all'aria aperta, ma restano all'interno, quindi è assolutamente necessario ventilare adeguatamente la galleria. In caso di incendio, il sistema di estrazione dell'aria inquinata del tunnel dovrà fungere anche da rete di aspirazione dei fumi. Perciò, grazie alle valvole distribuite sulla volta,
aspirerà i fumi e li invierà all'esterno attraverso dei condotti per l'aria inquinata situati sotto la carreggiata. Quanto agli utenti, potranno trovare riparo in 15 rifugi posizionati ogni 600 metri. Ma questo dispositivo sarà sufficiente in caso di incendio? In 34 anni sono state organizzate soltanto due simulazioni nel tunnel del Monte Bianco, come questa datata 1975. L'operazione è perfettamente riuscita. Si trattava di verificare i dispositivi di sicurezza. Ma all'alba del 2000 queste attrezzature hanno oltre tre decenni e sono diventate obsolete. Il tunnel è rimasto uguale, quindi sia il sistema antincendio che quello di soccorso per noi erano diventati una fonte di interrogativi, di dubbi e di timore. Anche se in 34 anni non è mai avvenuto nessun incidente grave, sfortunatamente questa mancanza di rinnovamenti verrà pagata a caro prezzo. E molto presto. Il 24 marzo 1999. La primavera fa timidamente la sua comparsa sulla valle di Chamonix. Si preannuncia una giornata dal cielo sereno. Il camionista belga Gilbert de Grave si prepara a partire da Bourg-en-Bresse per effettuare una consegna a Parma in Italia. Una tratta di routine per l'autista che ha 25 anni di lavoro alle spalle e nessun incidente importante da ricordare. Io partivo da Bourg-en-Bresse e poi dovevo scaricare la merce a Parma. Avevo 7 ore per effettuare il trasporto, quindi potevo prendermela con comodo. Prima tappa, l'area di regolazione situata a 20 km da Chamonix, dove il carico del suo camion viene controllato. Prima di arrivare al tunnel, sia dalla parte francese che da quella italiana, tutti i veicoli da 3,5 tonnellate devono presentarsi alle nostre aree di regolazione. Per attraversare il tunnel è vietato trasportare materie pericolose come ad esempio il gasolio, l'ammoniaca o il diossido di carbonio liquido. Ma non è il caso del camionista belga. Il carico del suo semirimorchio oggi contiene 9 tonnellate di margarina e 12 tonnellate di farina destinate ai prodotti da forno. Non so dire quante volte ho attraversato quel tunnel. Forse avrò trasportato farina o margarina 40 o 50 volte, ma non ho mai avuto il minimo problema. Verso le 10:30 sale la rampa di accesso che conduce al tunnel del Monte Bianco e quando passa il posto di controllo, il suo camion viene autorizzato ad entrare nel tunnel. Ma sarà proprio questa merce così innocua a dare origine a un rogo incontrollabile. Sono le 10:46 quando il semirimorchio frigorifero supera il pedaggio del tunnel del Monte Bianco dal lato francese. Ho preso il mio biglietto e sono entrato nel tunnel come al solito. 10:48. Dopo aver percorso soltanto 2 chilometri nel tunnel in direzione dell'Italia, Gilbert de Grave si rende conto che i conducenti che arrivano dal senso inverso gli fanno dei segnali con gli abbaglianti. Ho visto tutte queste macchine che mi lampeggiavano, quindi ho cominciato a farmi delle domande, perché non era normale. Quando ti lampeggiano con i fari, guardi subito il cruscotto, ma non vedevo niente. Arrivato al 6° chilometro, cioè al centro del tunnel, Gilbert de Grave si accorge che dal suo camion fuoriesce del fumo. Ho guardato nello specchietto retrovisore di destra. E ho visto che c'era del fumo. L'autista capisce che la situazione è critica. E in quel momento non vede altra soluzione se non fermare il suo camion. Allora si ferma. Ha paura. Sono sceso dal camion per capire da dove venisse il fumo e ho guardato
tra la cabina e il rimorchio. Così ho scoperto che veniva dalla parte inferiore della cabina. Quello che il camionista ignora in quel momento è che il fatto di aver fermato il mezzo accelera la combustione dell'incendio. L'aria del tunnel, passando sul carburante, faceva in modo che non prendesse fuoco. Quando il camion si è fermato, i vapori del carburante si sono incendiati di colpo. Ma come ha fatto questo camion a bruciare in così poco tempo? La prima ipotesi è che il turbo del camion sarebbe esploso a causa del dislivello in salita nel momento in cui ha percorso la rampa che conduce al tunnel. Nel tunnel ci sono 600 metri di dislivello. In una ventina di chilometri la pendenza è al 7%. Tutti gli incendi, i principi di incendi e le esplosioni dei turbo avvenuti nel tunnel del Monte Bianco fino ad allora sono dipesi da questo riscaldamento dei motori. Seconda ipotesi. Il filtro dell'aria aveva un difetto di progettazione. Ma un'ultima perizia afferma che il filtro avrebbe preso fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta gettato da un altro veicolo che sarebbe stato aspirato dal camion di Gilbert de Grave almeno un chilometro prima del suo ingresso nel tunnel. Qualunque sia la causa, in questo momento bisogna reagire. Di fronte al suo mezzo in fiamme, il camionista si precipita all'estintore appeso nella sua cabina. Non ho avuto il tempo di prenderlo. Non potevo fare nulla. Era una palla di fuoco. Lui ha visto le fiamme che uscivano da sotto il sedile. Cosa dovevo fare? Avevo un'unica soluzione. L'unica soluzione è fuggire. Sono le 10:53. Gilbert de Grave inizia a correre verso l'uscita italiana. Alcuni secondi più tardi la cabina prende completamente fuoco e trasforma il tunnel in un terribile rogo. Ho avvisato la Francia che il camion era in fiamme, ma non ha risposto nessuno. In effetti, nella parte francese, il controllore del tunnel incaricato della sicurezza lascia la sua postazione nel momento in cui arriva la chiamata. Dato che il camion si trova a metà del tunnel, tutte le speranze sono riposte nel controllore italiano. Ma anche qui c'è un problema. Dalla parte italiana, il sistema antincendio e di aspirazione dei fumi è disattivato. Tutti questi elementi peggiorano la situazione di secondo in secondo e le squadre del tunnel dovrebbero attivare le procedure di emergenza. In un incendio, i primi minuti sono determinanti. Sono necessari dai 5 ai 10 minuti per evacuare. Dato che i servizi di sicurezza francesi ed italiani non sono a conoscenza dell'incendio, i veicoli continuano ad entrare come se nulla fosse da entrambi i lati del tunnel. I conducenti ignorano che stanno per entrare in una trappola mortale. Tutti coloro che entravano nel tunnel non sapevano che i dadi erano truccati. Gilbert de Grave arriva sulla piattaforma italiana dove viene accolto dai vigili del fuoco. Insieme a lui ci sono alcuni superstiti che sono riusciti ad uscire illesi. All'inizio ho visto delle fiamme, si sentivano urla e colpi di clacson, come se ci fosse un ingorgo e della gente volesse forzare il passaggio. Qualcuno mi ha detto, signore, lei è molto fortunato, è vivo. Alle 10:54 un automobilista finalmente dà l'allarme da una colonnina di emergenza. L'allarme suona fino al centro di soccorso principale di Chamonix e un primo gruppo di vigili del fuoco si reca immediatamente sul luogo. Alcuni momenti più tardi, Guy Salvetti, allora giovane vigile del fuoco volontario, arriva alla caserma. Sono passato per caso alla caserma. Era una piccola visita di cortesia che facevo spesso. E mi dicono, senti, non te ne andare, perché l'autopompa è appena entrata nel tunnel. Alle 10:55, sette lunghi minuti dopo la comparsa dei primi fumi, viene finalmente chiuso il pedaggio francese. Occorrerà attendere un minuto di più perché il pedaggio italiano chiuda a sua volta. In questo momento è impossibile sapere quante persone si trovino all'interno del tunnel. 10:57. Il fumo ha già percorso diversi chilometri.
offusca tutte le telecamere di sorveglianza. I primi vigili del fuoco entrati nel tunnel chiedono rinforzi, ma vengono sopraffatti dalla quantità di fumo che si è liberato. Sembrava che la potenza stesse aumentando e all'improvviso abbiamo ricevuto i primi messaggi dell'autopompa entrata nel tunnel. E abbiamo capito che la situazione stava peggiorando. La prima squadra lancia l'allarme, è intrappolata nel tunnel e dispone di sole 7 maschere antigas per 5 vigili del fuoco. Viene dunque deciso di inviare una seconda autopompa nonostante la visibilità molto ridotta. A un certo punto le persone non vedono più chiaramente e non riescono a trovare i rifugi. In quel momento non sono in pericolo di morte imminente, ma sono bloccate. Altro elemento aggravante, il meteo. In circostanze normali, la corrente d'aria naturale avrebbe soffiato dalla Francia verso l'Italia, espellendo così i fumi. Ma in questo 24 marzo 1999 la situazione è eccezionale. Il Fön, un vento secco, spinge i fumi in senso contrario, verso la parte francese, impedendo ai vigili del fuoco di avanzare. La valle di Chamonix subisce regolarmente gli effetti di questo vento. Il Fön entra nel tunnel, spinge l'aria naturale e di colpo blocca i fumi. Il vento, in alcuni casi, può creare correnti d'aria davvero molto forti. I fumi sono arrivati dal lato francese, rendendo il nostro compito più difficile. Di fronte all'aumento del fuoco c'è una sola soluzione: attivare con urgenza il sistema di aspirazione del tunnel, cioè il sistema di evacuazione forzata dei fumi. L'obiettivo del sistema di evacuazione dei fumi è fare in modo che dove possano trovarsi delle persone non ci sia fumo. Ma il sistema di evacuazione non è abbastanza potente. I fumi diventano sempre più densi e inondano il tunnel a causa dei condotti che non aspirano abbastanza rapidamente i fumi dell'automezzo in fiamme. Un camion di 40 tonnellate libera da 100 a 200 metri cubi di fumo al secondo, ma il tunnel era capace di evacuarne da 25 a 30 metri cubi al secondo, quindi la situazione è chiara. Basta fare qualche calcolo. Arrivato alla piattaforma francese, il colonnello Jean-Guy Laurent, direttore dipartimentale dei vigili del fuoco dell'Alta Savoia, cerca di analizzare la situazione per impiegare al meglio le sue squadre. Ma scopre che i mezzi tecnici di sicurezza del tunnel sono completamente inadeguati. Vado a parlare con il rappresentante della sicurezza, vedo gli schermi della videosorveglianza e gli chiedo di vedere i minuti che hanno preceduto l'incidente. Tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza non erano disponibili. Erano scomparsi o cancellati, non ce n'era traccia. I mezzi di comunicazione non funzionavano più, erano saltati, bruciati, quindi andavamo alla cieca ed eravamo muti e sordi. Al servizio tecnico italiano viene dato l'ordine di invertire la ventilazione longitudinale, ovvero in senso orizzontale, per fare in modo che i fumi si dirigano verso la parte italiana del tunnel. Iniziamo a coordinarci con la parte italiana in modo da provare ad avanzare, quindi abbiamo chiesto loro di invertire la ventilazione, dato che il fumo veniva dalla nostra parte. C'erano 6 chilometri di fumo dalla parte della Francia. Usano degli acceleratori. In pratica gli acceleratori sono dei grandi ventilatori che sono appesi sul soffitto del tunnel. E dopo loro applicano una spinta sull'aria del tunnel. Questo dispositivo deve essere più potente della naturale corrente d'aria longitudinale e serve proprio a permettere di ottimizzare le condizioni di intervento dei vigili del fuoco e le condizioni di sopravvivenza degli utenti che si trovano ancora nel tunnel. C'è un solo problema. Nulla andrà come previsto. Si presume che gli italiani attivino la ventilazione per aspirare i fumi verso la loro parte, permettendo così ai soccorritori di entrare dalla parte francese. Ma si produce esattamente l'inverso. Soffiano aria in direzione dell'incendio. C'è stato un malinteso
tra i due soggetti coinvolti, cioè gli italiani e i francesi. Gli italiani hanno soffiato e i francesi hanno aspirato. Abbiamo capito che il fuoco era stato attizzato dall'aria fresca proveniente dall'Italia. L'incendio è stato dichiarato 30 minuti fa. In questo momento si continua ad ignorare se altri utenti siano rimasti bloccati nel tunnel. C'è una sola certezza: i vigili del fuoco devono essere evacuati. La mia prima preoccupazione era liberare quelli che avevamo localizzato. La nostra unica missione era recuperare i nostri colleghi. Quindi, nonostante il pericolo, un secondo gruppo entra nel traforo per andare in loro soccorso. Ma lo spessore del fumo li costringerà ad avanzare a tentoni. Il fumo era molto denso e nero. All'inizio del tunnel c'era un po' di visibilità, ma quando si superava l'entrata c'era una spessa tenda scura di fumo e... il nero. Non si vedeva nulla, a volte l'autopompa sbatteva a destra o a sinistra. Sapevamo solo di essere nel giusto senso di circolazione. Per avvicinarsi ai loro colleghi, i vigili del fuoco sanno di mettere a rischio la vita di altre persone. Se ci sono degli utenti sulla strada, rischiano di investirli, quindi è una grande responsabilità. Costretti ad avanzare completamente alla cieca, i vigili del fuoco cambiano strategia. Quando il fumo è di una densità tale da non riuscire a vedere neanche la propria mano, si perde il senso dell'orientamento. Ai vigili del fuoco non resta che una soluzione. Allora decidiamo di salire sul marciapiede. E decidiamo di strusciare lungo il rivestimento del tunnel usandolo come una rotaia. Il tempo stringe. I vigili del fuoco del primo gruppo si sono rifugiati in uno dei ripari antincendio del tunnel. Ma sono realmente al sicuro? Il primo pericolo è l'asfissia. I fumi sono tossici soprattutto a causa del monossido di carbonio. L'incendio uccide più con i fumi che con il calore. Si perde l'uso degli arti inferiori, si perde conoscenza e arriva la morte. Ma il fumo non è l'unico rischio. Il calore all'interno del traforo diventa intollerabile. All'epoca, Michel Marek, ingegnere del genio civile, è il direttore del centro studi sui tunnel. Il giorno del dramma è incaricato di una missione di inchiesta dal ministro dei trasporti. Per lui, chiunque sia rimasto intrappolato in questa fornace è condannato. Quando il fuoco si espande, i fumi diventano talmente caldi da irradiare anch'essi calore. È impossibile rimanere vivi lì sotto. Quando controlliamo una crostata in un forno a 250 gradi, indossiamo un guanto ed entriamo e usciamo rapidamente. Ma in presenza di un calore di oltre 1000 gradi, ogni protezione è inutile. Non possiamo entrare. Ma ci sono altri elementi aggravanti che permettono di spiegare questo aumento improvviso di calore. Per tentare di comprendere ciò che è avvenuto, abbiamo ricostruito in 3D il camion di Gilbert de Grave. Al momento dell'incendio il serbatoio è pieno di diverse centinaia di litri di carburante, ma soprattutto il suo non è un camion come gli altri. È un camion frigorifero. Quindi possiede due motori, il motore di trazione, un motore diesel, e il motore per il freddo contenuto dal frigorifero. La furgonatura è in poliuretano, cioè un materiale estremamente infiammabile che sprigiona gas tossici. Tuttavia, un camion frigorifero non può causare da solo un incendio del genere. La spiegazione si trova nel retro di questo semirimorchio da 40 tonnellate che trasporta 12 tonnellate di farina e 9 tonnellate di margarina avvolte nel polistirene. Il camion era carico di margarina. Si tratta di un olio che appena viene scaldato leggermente diventa liquido. Questa caratteristica gli conferisce una grande potenza calorifica. Questo spiega la grande intensità dell'incendio. Ancora non lo sanno, ma un camion carico di margarina è più pericoloso di una petroliera di 30 tonnellate. È impossibile.
Estinguere il fuoco scatenato da un camion così. Con una temperatura vicina ai 1000 gradi, le pareti in calcestruzzo si crepano, la volta si abbassa e il rivestimento di asfalto della strada inizia a fondere. Abbiamo fatto venire dei rinforzi e i veicoli che arrivavano erano ricoperti di fuliggine. Ci siamo detti che era impossibile, era l'asfalto che bruciava. E per farlo bruciare sono necessari centinaia di gradi, un fuoco di grandissima intensità che brucia molto a lungo. Non è mai stato osservato un fenomeno simile all'interno di un tunnel, ma il cuore dell'incendio è assolutamente inaccessibile. Il calore non sparisce naturalmente, poiché è limitato nel tunnel e nel giro di pochi minuti, vicino al luogo dell'incidente, troviamo un grande aumento della temperatura che si propaga gradualmente. Dopo aver attraversato un tunnel piombato nella totale oscurità, la squadra di Guy Salvetti trova infine il compartimento stagno dove si sono rifugiati i loro colleghi Claude e Giorgio, detto Jojo. Nel rifugio abbiamo trovato i nostri colleghi che erano svenuti a terra. I vigili del fuoco scoprono che i ripari non sono pressurizzati. A causa della loro mancanza di tenuta, i fumi riescono ad infiltrarsi al loro interno. Il flusso d'aria fresca non era abbastanza potente, quindi si riempivano di aria inquinata. I ripari non sono neanche collegati a una galleria di evacuazione. Sono intrappolati in un forno sotto 2 chilometri di montagna. Occorre adesso trovare una soluzione di ripiego con la massima urgenza. Quando hanno visto che il fumo rientrava nel riparo, hanno cercato un posto più in alto e hanno trovato un condotto che serviva a liberare aria a livello del suolo. L'urgenza era mettere in salvo Jojo e Claude. Li abbiamo trascinati come sacchi per portarli a quell'apertura e far respirare loro aria pulita il più presto possibile. L'aria del tunnel diventa irrespirabile. Il fumo è sempre più denso e a questo punto si fa strada a 4 metri al secondo. Eravamo tutti sdraiati con la pancia a terra. Ognuno di noi si era tolto la giacca e le avevamo tutte ammucchiate sulle nostre teste creando una specie di grande coperchio. Non c'era altro modo per riuscire a respirare. Con le giacche hanno formato una specie di bolla d'aria all'interno della quale potevano respirare. I vigili del fuoco sopravvivono da 3 ore sopra una bocchetta d'aereazione all'interno del tunnel. Ho pensato che non potevamo resistere a lungo. Continuavo a ripetermi, questo incendio è solo un brutto sogno, non è possibile. Fortunatamente a fine giornata le condizioni meteorologiche tornano ad essere favorevoli. Il vento di Chamonix, il Fön, si calma, facendo evacuare i fumi verso l'Italia. Ora i vigili del fuoco possono soccorrere i loro colleghi. La sera il Fön si è calmato, quindi i fumi hanno invertito la direzione andando verso il lato italiano. E questo ci ha permesso di andare a salvare i nostri colleghi. Sono le 16:40. Dopo 5 interminabili ore di attesa, i vigili del fuoco vengono infine salvati. Non pensavo che fossimo rimasti lì dentro 5 ore. Eravamo completamente neri, la pelle era coperta di fuliggine. Purtroppo il maresciallo Giorgio Tosello e il caporale Claude Wirtner versano in condizioni critiche. Si occupano subito di loro. Claude viene portato via in elicottero. Jojo viene dichiarato morto all'uscita del tunnel. È morto per una lenta asfissia. Non saprei come descriverlo, ma è davvero frustrante. Siamo andati lì per cercare di salvare delle persone e invece siamo stati noi a finire sull'ambulanza e ritrovarci ad essere delle vittime. È difficile da mandare giù. I vigili del fuoco riescono ad avvicinarsi al focolaio dell'incendio. A fine giornata, le squadre di salvataggio sanno che un camion ha preso fuoco, ma ignorano totalmente la dimensione reale dei danni.
L'intensità dell'incendio non diminuiva. Ci siamo detti che non era possibile, doveva esserci qualcos'altro. Alle 17, politici e giornalisti iniziano ad arrivare sul posto e cercano di saperne di più. Ma c'è una grande confusione, in particolare sul numero stimato delle vittime. Un camion ha preso fuoco nel tunnel del Monte Bianco causando un incendio. Il prefetto dell'Alta Savoia ci ha confermato che per ora ci sono 4 vittime, tra cui un vigile del fuoco. I primi bilanci sono molto distanti dalla realtà. L'incendio è iniziato da circa 10 ore. Ma com'è possibile sapere quante persone sono intrappolate sotto il Monte Bianco? La sera un dipendente esamina i registri informatici di questo 24 marzo. Secondo i suoi calcoli, una trentina di veicoli sono entrati nel tunnel senza esserne più usciti. La stampa e i giornalisti erano ansiosi di ricevere notizie. Ma io nei primi giorni non volevo dire nulla, finché non avessi avuto un'idea più chiara di quanto era accaduto. Fino a quando i vigili del fuoco non entreranno nel tunnel, non sarà possibile ottenere una risposta precisa. Il 25 marzo, il giorno dopo l'inizio dell'incendio, quando il fumo è meno denso, i soccorritori riescono ad avanzare lentamente nel tunnel e a raffreddarlo con l'aiuto delle manichette antincendio. Una squadra di vigili del fuoco è partita dal lato italiano e ha avanzato raffreddando gradualmente la volta del tunnel fino al luogo dell'incidente. Questa lotta spietata contro le fiamme dura in tutto 53 ore. Venerdì 26 marzo, verso le 16, cioè più di 2 giorni dopo l'inizio dell'incendio, i soccorritori possono infine entrare nel tunnel. Lì hanno scoperto l'immensità della catastrofe. Quando raggiungono il luogo dell'incidente, situato al 6° chilometro, restano senza parole. L'estinzione dell'incendio è durata 3 giorni. Solo allora siamo potuti andare sul punto dove si è scatenato l'incidente per renderci conto della gravità. Abbiamo visto la volta distrutta, le carcasse dei camion ridotte in ammassi di ferraglia, il rivestimento in cenere. Non c'era più nulla. È stato messo in evidenza quello che tutti temevamo. C'era di peggio. Il peggio sono una trentina di carcasse di automobili ed altrettante vittime che si materializzano sotto gli occhi dei vigili del fuoco. Non pensavo che ci sarebbero stati così tanti veicoli e tante vittime. Era un forno. Credo che il termine sia sufficientemente evocativo. Si sono ritrovati in un forno disseminato di carcasse di veicoli e di resti umani, o di quel poco che purtroppo ne rimaneva. Studiando la posizione dei veicoli e dei corpi all'interno del tunnel, gli inquirenti ricostruiscono lo svolgimento di questa catastrofe e comprendono ciò che hanno sopportato le vittime. Le prime vittime che sono state rinvenute si trovavano in fondo alla coda di macchine che si era formata. Avevano provato a cercare un riparo, ma sfortunatamente per loro il fumo va più veloce di un uomo che corre. L'asfissia è inevitabile. La maggior parte dei passeggeri perde la vita nella propria automobile, intossicati nel giro di qualche minuto dal monossido di carbonio emesso dai fumi dell'incendio. Altri tentano di fuggire, ma a causa della mancanza di ossigeno, il motore dei veicoli si ferma. Le persone non sapevano che cosa stava accadendo, vedevano i veicoli fermi davanti a loro e in un momento sono stati travolti dal fumo. Se avessero lasciato il loro veicolo immediatamente, avrebbero potuto allontanarsi e forse avrebbero avuto una possibilità di fuggire o di recarsi nei rifugi più distanti dall'incendio. È assolutamente certo che nessuno, perdonate il dettaglio, è morto carbonizzato. Fortunatamente per loro, sono tutti morti di asfissia. L'incendio è stato rilevato alle 11:15. Alle 11:10 ormai, purtroppo, non c'era più nessuno.
39 persone periscono nelle fiamme in questo 24 marzo, tra cui un vigile del fuoco francese e un soccorritore italiano. Un record tragico. Prima dell'incendio del 1999 nel traforo del Monte Bianco, in tutto il mondo non era mai accaduto che un incendio all'interno di un tunnel mietesse più di 7 vittime. Invece qui ce ne sono state 39. Ha segnato le nostre coscienze e personalmente ha segnato indelebilmente anche me, soprattutto a livello emotivo, perché sono solo un essere umano e ho dovuto annunciare a una donna la morte di suo marito. Per questo non sono più rientrato nel corpo dei vigili del fuoco. È stato un giorno nero per tutti noi, un grande dolore. Il tunnel del Monte Bianco, gioiello della tecnologia e dell'ingegneria civile francese ed italiana, sembrava indistruttibile, ma questa montagna racchiudeva in realtà un colosso dai piedi d'argilla. La catastrofe non era stata annunciata. Ero furioso. All'alba del 2000 possono ancora esserci degli incidenti, ma non catastrofi come quella. Dopo il caos, bisogna cercare di comprendere come questo camion abbia potuto prendere fuoco e causare un rogo tale. Ma nessuna indagine porta a risposte precise. Sono venuti degli esperti, decine di esperti, squadre di esperti. Che io sappia, l'origine del fuoco non è mai stata determinata con esattezza. Continuo a farmi questa domanda. Come ha fatto il camion a prendere fuoco? Si è trattato di un insieme di eventi che si sono sovrapposti e che, come in una qualsiasi catastrofe, a un certo punto hanno portato alla famigerata goccia. Ora una nuova grande sfida attende gli ingegneri. Bisogna ricostruire il traforo e rivedere interamente i suoi dispositivi di sicurezza. Nelle settimane che seguono la catastrofe vengono avviati importanti lavori, delle opere che richiederanno la chiusura del tunnel per 3 anni. Hanno investito quasi 400 milioni di euro per ricostruire il tunnel. È stata ricostruita una parte della volta e della soletta. Ma modernizzare un tunnel complesso e datato come quello del Monte Bianco richiede delle modifiche specifiche. Il traforo viene gestito da un sistema molto sofisticato. La gestione tecnica centralizzata è un po' il cervello del tunnel del Monte Bianco. Con pochi clic si possono controllare tutte le attrezzature. Ci sono numerosi sensori, degli opacimetri e ci sono 157 telecamere che filmano costantemente il traforo. I lavori di rinnovamento e di sicurezza hanno anche permesso la creazione di 37 ripari pressurizzati ogni 300 metri contro i 600 metri dell'epoca, ripari molto più sofisticati dei precedenti. Sono stati realizzati dei ripari scavati nelle pareti, ben separati dal tunnel con una doppia porta, con le camere stagne e soprattutto collegati a una galleria di evacuazione per le persone chiamata galleria di sicurezza. Ma non è tutto. Anche il sistema dei vigili del fuoco è stato seriamente potenziato. All'epoca della catastrofe, un solo vigile del fuoco garantiva la sicurezza del sito. Oggi ci sono 12 vigili del fuoco attivi 24 ore su 24 di stanza nei dintorni del tunnel. È molto importante intervenire rapidamente e in maniera massiccia. Per questo sono state date ai vigili del fuoco del tunnel del Monte Bianco delle attrezzature molto sofisticate. Per citarne una, il Proteus. Un autocarro unico al mondo che è stato sviluppato per il tunnel del Monte Bianco. Il Proteus possiede un serbatoio fuori dalla norma che può contenere fino a 12.000 litri d'acqua, 3 volte di più dell'autopompa precedente. Possiede 2 lance estremamente potenti e può essere condotto senza visibilità grazie ad un radar e alle telecamere termiche. Un dispositivo tecnologico stupefacente. Ma l'innovazione più importante riguarda uno degli elementi fondamentali del tunnel.
Un cambiamento davvero fondamentale è la messa in opera del sistema di controllo della corrente d'aria. Basandosi sulla catastrofe del tunnel del Monte Bianco, gli ingegneri progettano il sistema chiamato Punto Zero, che permette di evitare che i fumi si diffondano in caso di incendio. Per ottenere questo risultato, il tunnel viene messo in sovrappressione da una parte e dall'altra dell'incendio. Lo gonfia in modo tale che i fumi restino limitati in una zona più piccola possibile, vicino all'incendio. Una volta che i fumi vengono immagazzinati dai ventilatori nel punto desiderato, vengono aspirati dalle valvole distribuite sulla volta. Sulla parte alta ci saranno i fumi caldi e nella parte bassa, all'incirca a 2 metri di altezza o poco più, c'è una zona dove si respira aria fresca. Quindi le persone possono uscire dalle loro automobili, recarsi alle uscite di sicurezza e infine possono evacuare dal tunnel. La catastrofe del Monte Bianco ha permesso di prendere coscienza di tutti i pericoli rappresentati dai tunnel. Sono stati investiti 2 miliardi di euro per mettere a norma le opere francesi ed europee, come il tunnel di Fourvière a Lione, quello della Défense a Parigi o quello della Manica. Quello che si deve temere è l'effetto dell'abitudine. Dopo 10, 20, 30, 40 anni, se non accade nessun evento grave, c'è la tendenza a dire che va tutto bene. La nostra preoccupazione è fare tutto il necessario perché gli operatori che lavorano in questi tunnel restino vigili e non smettano mai di pensare al peggio. Restare vigili e pensare al peggio per evitare che una tale catastrofe si ripeta. Una catastrofe fuori controllo.